Siamo con Félicien Dubois dopo la prima partita del Davos terminata con una sconfitta. Parliamo prima di te, che sei rientrato da circa un mese a regime pieno. Come ti senti fisicamente? No, mi sento bene adesso, ho fatto la mia fatica alle prime partite come normale che sia, per adesso appunto è un mese, abbiamo giocato tante partite, quindi ho avuto occasione di ritrovare il ritmo e non ho più avuto nessun problema, nessun sintomo con la testa e mi sento bene. In questo mese di dicembre hai anche avuto l'occasione di rivestire la maglia della nazionale a De Rosa. Come ti sei trovato con il nuovo staff tecnico? Molto bene, è stata una settimana molto piacevole, fra virgolette, non fraintendi, non piacevole nel senso che siamo andati solo a fare vacanza, però era un bel ambiente. Penso che hanno portato un certo entusiasmo, c'è una certa curiosità anche da parte dei giocatori di vedere questa nuova nazionale 100% svizzera. È stata una prima settimana positiva, dopo è chiaro c'è ancora molto lavoro e alla fine, come si sa, sono poi i risultati mondiali a parlare, però personalmente mi sono trovato molto bene e sono stato contento di essere convocato e spero di poterci ritornare. Ormai tu alla Spengler sei quasi diventato un esperto, avendo giocato con 3 squadre diverse, comunque l'ambiente è sempre fantastico, è sempre un piacere essere qua. Sì, veramente è sempre un piacere. Ho avuto l'opportunità di vivere la Spengler con diverse squadre, vinta non ho ancora mai vinta, spero che prima o poi succeda. È un torneo molto piacevole, stasera purtroppo abbiamo fatto una brutta prestazione, dispiace per tutta la gente che viene qui a vedere, non hanno visto quello che si meritavano e tocca a noi reagire domani. Voi siete confrontati anche con numerose assenze che vi toccano già dall'inizio del campionato, Del Curto non esita a mettere in pista dei giovani, molto anche inesperti, tu che sei uno dei più esperti anche in difesa, cosa fai per aiutarli ad ambientarsi e ad assorbire l'urto della differenza giocando Lega Nazionale A? Oh, certo, si può aiutare con qualche parola a sinistra e a destra, alla fine è il giocatore stesso che Non puoi fare la babysitter sul ghiaccio, penso che l'allenatore gioca un ruolo importante in questo caso, lui gli fa capire che gli dà fiducia, non è che lo mette dentro perché devo mettersi dentro e ho paura, lui gli dà fiducia, lo mette dentro anche in qualche momento caldo e dopo è chiaro, per noi giocatori più anziani può aiutare con qualche parola a sinistra a destra, magari lo spogliatoio a vedere se è un po' nervoso, se non è tranquillo, dopo un errore può aiutare una pacca sulla spalla, però non è che si possono fare miracoli, almeno io non sono uno che vado là a tirare grandi teorie, magari c'è un altro che usa un altro metodo, però cerchi comunque di farlo sentire a suo agio e se vedi che è in difficoltà vai a aiutarlo. In questa stagione state giocando anche la Champions League, siete andati avanti bene, oltre alla Spengler, come riuscite a mantenere la concentrazione su 3 fronti, calcolando anche che in campionato siete sempre agganciati alla vetta? Non riusciamo sempre, ad esempio stasera, secondo me non avevamo la grinta necessaria e può darsi che sia stato un piccolo calo dopo una fase molto importante appena prima di Natale, e abbiamo avuto 2-3 giorni liberi comunque anche noi a Natale e oggi non siamo riusciti a riprendere il ritmo. Non è facile, è chiaro, se vuoi giocare su diversi piani devi sempre ritrovare le risorse necessarie e in questo momento stiamo pagando magari anche un po' queste differenti competizioni. Niente, però è così, vogliamo andare avanti sia in campionato bene sia in Champions League, che ci sta molto a cuore, e il nostro torneo in casa ovviamente dobbiamo finire bene, perciò la situazione è così, oggi abbiamo fatto male, domani dobbiamo reagire. Parlando appunto di stasera, la differenza c'è stata nel secondo tempo dove avete forse commesso molti errori in transizione e nel vostro terzo di difesa, e c'è da dire che i russi sono stati anche molto cinici a sfruttare i loro break a disposizione. Sì, quello sicuro, ma non mi sorprende, si sa che una buona squadra ha noi numeri e se gli dai qualcosa lo prendono, e stasera penso che siamo mancati tutta la linea, appunto il gioco di transizione che di solito c'è è uno dei nostri punti forti, non siamo riusciti, loro hanno chiuso bene, abbiamo cercato magari troppo il passaggio lungo, siamo andati contro un muro e dopo ci sono state piccolezze nella zona difensiva che a questo livello non ti puoi permettere, vieni pulito subito ed è successo così, chiaro.